Alice venne a sapere che qualcuno aveva rovinato la porta del suo dirimpettaio con un coltello e un chiodo. Così, rientrando da scuola, andò con sua madre a parlare con l'uomo. Sulla porta c'era scritto Achtung in ebreo. Achtung in tedesco vuol dire attenzione, attento, c'è un ebreo, come un avviso per chi passa o forse una minaccia. E tu, signorina, come ti chiami? Domandò per cambiare il discorso. Alice? Alice, come quella del Paese delle Meraviglie. Io mi chiamo Norbert, Norbert in italiano. Sono lieta di fare vostra conoscenza. Oh, grazie mille, suoni pure il campanello per qualsiasi cosa. Nostri pensieri dopo la lettura del libro. È strano pensare che in circolazione ci siano ancora persone che non credono alla verità dell'Olocausto, successo qualche decennio fa. Per questo alcune bande criminali, i Naziskin, sono per la maggior parte discendenti dei nazisti fascisti. Essi non credono alla Shoah o pensano che sia tutto un'invenzione, ma questo non deve essere una scusa per fare le criminalità di cui il libro parla. Buona lettura! A cura di Emma Bugarelli, Eva Broto, Ludovica Sciatti, Noemi Severi, con la supervisione della professoressa Sara Renzi. Scuola Anna Frank, classe 1B.